Allora, riprendiamo aggiungendo degli altri ingredienti alla nostra sintassi degli activity diagram. Quindi lasciamo un po' a metà l'esercizio sui biglietti chip on paper, perché ci accorgeremo che alcune delle cose che sono scritte qua ci servono, no? Quindi non iniziamo a farlo perché non ci mancano gli ingredienti. Questo mi ricorda che non ho salvato, quindi sarebbe bene salvarlo. Allora, finora gli ingredienti che abbiamo visto sono nodi di partenza e arrivo, attività, sequenza, fork e join, choice e merge, quindi scelta e ricongiungimento. Stanno sulla mano. Adesso riempiamo le dita dell'altra mano. Quali altri costrutti ci possono essere? Allora, chiediamoci come circola l'informazione all'interno di un sistema informativo. Allora, noi diamo per scontato, quando descriviamo un'azione, che l'implementazione di questa azione, quindi il codice, il software che dovrà implementare quell'azione, abbia la possibilità di accedere al modello concettuale, alle informazioni del modello concettuale, presenti nel modello concettuale. Nel momento in cui il rivenditore attiva un biglietto e questo mette dentro una data di attivazione, un numero di corse dentro la classe biglietto, questa data e questo numero di corse, e in particolare anche il numero di biglietto, sono automaticamente disponibili a quest'altra azione. Cioè, vedono tutti lo stesso modello concettuale. Non c'è bisogno di esplicitare lo scambio di informazioni. Normalmente. Quindi, in qualche modo, sono tutte azioni diverse che vanno a lavorare, a aggiornare un modello dati condiviso. Ci sono però, quindi, il trasferimento di informazioni. Come fa questo a sapere quale biglietto convalidare? È lo stesso di questo. È la stessa informazione che quest'altro ha creato, e quest'altro ha creato, e così via. No? Come fa a sapere il numero di costi totali? E lo leggo, c'è il modello, ho accesso diretto al modello. Quindi non ho bisogno di dire da nessuna parte che un'informazione che viene creata da questo signore viene in realtà usata anche da quell'altro signore. È implicito, è sottinteso, tutti usano lo stesso modello concettuale. Però ci sono dei casi in cui le informazioni vengono scambiate anche con l'esterno del sistema informativo. Cioè, finché devo scambiare informazione tra due azioni diverse, tra due momenti diversi, del mio stesso sistema informativo, non c'è problema. Uno scrive l'informazione aggiornando il modello, l'altro analizza il modello, si trova il dato lì, pronto, e lo usa. Ma quando in realtà devo coinvolgere qualche sistema esterno, immaginate di voler integrare anche in qualche modo un'integrazione per il registratore di cassa. No? Noi non lo vogliamo fare. Il registratore di cassa è un sistema informativo suo. Però magari voglio passare il dato in automatico del tipo fa 5 euro. Allora ho un dato che deve transitare da un sistema informativo a un altro. Allora, io non posso dire, questo 5 euro me lo scrivo nel mio modello dati e il registratore di cassa se lo viene a leggere. Non può, non è casa sua. Il registratore di cassa avrà un suo sistema informativo con un suo modello dati separato. Allora, esistono dei momenti in cui l'informazione transita, viaggia anche al di fuori del nostro sistema informativo. Allora, noi non possiamo sapere cosa fa l'informazione, qual è, quando è al nostro
all'esterno del nostro sistema informativo. Però possiamo sapere quando esce e quando entra. Quando un'informazione esce e quando un'informazione entra. E questo lo modelliamo attraverso un meccanismo che si chiama segnali, segnali o scambio messaggi. Questo meccanismo di scambio messaggi serve per scambiare informazione. Lo useremo in due casi, tra il nostro sistema informativo e il mondo esterno, quando, qualora questa informazione venga trasferita in forma elettronica, per cui io mando un messaggio a un altro, che so, a un certo punto mi registro, parte la mail. La mail è una cosa che io posso generare, un'informazione che esce dal sistema informativo, ma poi non so che fine fa, quando viene letta, se viene cancellata, non so più nulla. È un segnale che è uscito. Oppure poi dopo che è arrivata la mail, l'utente ha cliccato sul famoso codice di attivazione, sul link, e quindi viene richiamata la pagina del sito che fa l'attivazione. Quella è un'informazione che ti arriva dall'esterno, dall'utente che ha cliccato sul link, in modo così, in attesa, estemporaneo. Non sai se lui clicca subito, dopo, se è lui, se quella mail l'ha inoltrata da altre persone, chissà, non sai neanche chi sia che ha cliccato su quel link. Perché l'informazione è uscita, ne hai perso il controllo e poi è rientrata da un'altra parte, dall'esterno. Quindi ci sono dei momenti in cui il nostro sistema informativo parla con altri sistemi informativi, che sono la posta. Della posta elettronica. Oppure useremo anche il meccanismo di segnali in un modo molto più controllato per far parlare tra di loro vari processi. Cioè sia un sistema informativo mio che è fatto di tanti processi separati, tanti activity diagram separati, magari a volte è necessario sincronizzarli. Dire vai avanti tu perché io sono arrivato a questo punto. Però se sono nello stesso processo posso mettere una freccia sequenziale che dice tu non puoi cominciare finché io non ho finito. Ma se sono in un processo diverso, il processo diverso va avanti per conto suo, con un suo token, con un suo ciclo. E allora per sincronizzarli ho bisogno di passarmi esplicitamente delle informazioni. In quel caso lì non ho bisogno di condividere dei dati perché tanto ci sono, ma delle informazioni temporali di sincronizzazione. Ma questo secondo caso è più di nicchia, lo vediamo dopo. Poi c'è un altro. Quindi parliamo di segnali o messaggi, e questi segnali e messaggi possono essere uscenti, cioè inviati, oppure ricevuti, entranti. Poi c'è un'altra condizione che può in qualche modo intervenire nel mio processo, che è il tempo. Questo è il motivo per cui facciamo queste cose adesso, e non finiamo l'esercizio. Perché? La parte di esercizio che ci rimane da fare è quella relativa al pagamento mensile. Quindi la prima cosa che deve fare quel processo è aspettare il primo del mese, primo o l'ultimo giorno del mese. E lì non c'è niente da fare di azioni. Semplicemente il token deve rimanere in attesa che l'orologio segni una certa ora di un certo giorno. Allora, il tempo anche lui un evento esterno al sistema informativo. Vive di vita propria e il sistema informativo però a volte si può sincronizzare col tempo. Allora, vediamo questi ragionamenti qui come li modelliamo. Ad esempio, vediamo il più semplice che è il tempo. Qui è una ricetta. Tendenzialmente per carbonizzare qualcosa, perché il forno microonde 5 minuti sono direi eccessivi. Però dice che io devo fare una sequenza di azioni, adesso metto il cibo nel microonde, imposta la potenza, accendilo quindi, aspetta 5 minuti. E poi, qui necessito spegnere, speriamo che lo spenga, e poi prendere il cibo. Puoi prendere il cibo. Cos'è questo aspetta 5 minuti?
Allora, se noi non avessimo questo, noi diremmo accendi il microonde e poi il token cade sotto e mise subito il cibo è pronto. Poi, vale la regola che abbiamo sempre detto, non è detto che io lo vada a prendere subito quel cibo, potrei anche aspettare mezz'ora. Speriamo di non aspettare 3 giorni, se no. Ma potrei prenderlo subito, e sarebbe sbagliato. Io non posso prendere il cibo prima che siano passati almeno 5 minuti da quando ho acceso il forno. Quindi ho bisogno di qualcosa, in questo caso, che mi rallenti il token. Me lo metto in pausa per una durata predefinita. Non c'è scritto finché è cotto, perché in quel caso dovrei avere un'attività che va a controllare se è cotto e poi avere una choice che mi dice cotto sì oppure cotto no. Mi baso solamente sul tempo. Allora, questo simbolo che si usa, che è una versione stilizzata di una clessidra, sta a indicare il passaggio del tempo. Cioè, quando il token arriva nella clessidra, si ferma. E ne esce quando sarà trascorso l'intervallo di tempo specificato. Quindi, qui c'è il token. L'intervallo di tempo, in questo caso, lo vedete che è specificato in modo relativo. 5 minuti, cioè il token esce 5 minuti dopo che è entrato. Quindi se il token entra adesso che sono le 6.04, uscirà alle 6.09. Ok? Quindi è un intervallo di tempo relativo rispetto all'ingresso del token. Col simbolo di clessidra, quindi segnale temporale, posso anche indicare invece degli istanti di tempo assoluti o semi-assoluti. Cioè alle ore 8. Non vale per il microonde, chiaramente. Allora, se nella clessidra scrivo un orario preciso, o un giorno preciso, il primo del mese, alle 8 di sera, allora, quando il token arriva, viene intrappolato, se sono 7.59 per un minuto, se sono le 6.05 per un'ora e 55 minuti. Quindi, in questo secondo caso, ciò che non è più costante il tempo per cui il token rimane bloccato, ma è costante l'istante, l'ora in cui uscirà. A seconda dei casi, devo semplicemente attendere un periodo noto, oppure attendere fino a quando non arriva un certo orario, una certa data. Vale in entrambi i casi, dipende da cosa ci scrivo sotto. No? Ci scrivo 15 minuti, vuol dire aspetta 15 minuti. Ci scrivo lunedì mattina alle 8, arriva lì e aspetta fino al prossimo lunedì mattina alle 8. Aspettare al massimo una settimana, il minimo un secondo, o un decimo di secondo, se sono proprio quasi le 8. La cosa importante è che nel momento in cui il token è entrato nella clessidra, nel momento in cui entra io so già dirti esattamente quando uscirà. O perché prendo l'ora adesso qui 5 minuti, o perché vado a vedere quando è il prossimo lunedì, che giorno sarà, quindi ti so dire già, ti so già indicare nel momento in cui il token entra esattamente l'istante in cui uscirà. E questo istante in cui il token esce non dipende da nulla, da nessun fatto, da nessun valore nel modello concettuale, da niente. Okay? Nel momento in cui entra so calcolarti, in questo caso semplice, basta sommare 5, so calcolarti l'istante di uscita. Tutti gli altri casi, sono molti, in cui il token deve aspettare, ma la quantità di tempo che deve aspettare non è nota a priori, non è calcolabile nel momento in cui inizia l'attesa, non posso usare la clessidra, ma userò altri metodi, che ne so, grazie.
Okay? Ad esempio, questa è una ricetta per cuocere la pasta e dice che la pasta va aggiunta all'acqua, l'ultima azione qua sotto, quando l'acqua bolle. Quindi il token deve rimanere fermo, cioè dopo che io ho acceso il gas e mi hai aggiunto il sale, aspetto. Quanto aspetti? Dipende da quanta acqua ho messo, quanto è forte il fuoco, come è fatta la pentola. 2 minuti, 3, 5, 22 minuti se sono lì col cerino. Quindi ciò che mi... Però non posso andare ad aggiungere la pasta subito. Se andassi subito giù col token, metto la pasta in acqua fredda, poi la mangiate voi. Devo fermare il token. Fino a quando? Non ti so dire. Nel momento in cui il token arriva qua, quindi ho aggiunto il sale, dico adesso aspetto. Dimmi fino a che ora aspetti, esattamente al secondo. Non lo so. Allora non è un'attesa di un tempo. Perché ciò che ti dice quando smetti di aspettare non è l'orologio, ma è un evento, un'informazione che ti arriva dall'esterno. Allora, l'informazione che arriva dall'esterno, supponiamo un termometro, un sensore, ho semplicemente guardato, qualcuno me l'ha detto, adesso questi sono processi che non si prestano ovviamente ai sistemi informativi che progettiamo noi, perché sono processi fatti da umani, no? non fatti dal sistema informativo, ma tanto per semplificare in modo semplice il concetto. Quando dall'esterno mi arriva l'informazione che l'acqua sta bollendo, allora posso smettere di aspettare e posso passare alla fase successiva. Quindi è un'informazione che arriva dall'esterno, che può arrivare in qualunque momento, con un ritardo non determinabile, non noto, non è noto precisamente quanto tempo ci vuole. Quindi questo simbolo, che è un rettangolo con un taglio sulla sinistra, una freccia che entra, no? Questo rappresenta qualcosa che entra nel sistema, questa punta che va all'interno. È un blocco di attesa. Il token quando arriva lì si ferma fino a quando non arriva questo segnale, il segnale che l'acqua sta bollendo. Quando il segnale arriva, il token riparte, con l'informazione ovviamente che l'acqua sta bollendo. Quindi sia la clessidra che la ricezione di segnale sono blocchi in cui il token si ferma. È un'attesa oziosa, nel senso che né nel primo caso né nel secondo caso il sistema informativo non fa nulla in quel periodo, aspetta e basta. Cioè, a differenza di, che ne so, aggiungi il sale, che è un'azione che se lo metto un granello alla volta perché sono meticoloso, magari ci metto 20 minuti, quindi anche lì passa del tempo, ma passa del tempo in cui il sistema fa delle cose. Mentre qua passa del tempo in cui il sistema non fa nulla se non aspettare che arrivi un certo segnale da fuori. L'esempio che facevamo prima sulla registrazione via mail, il sistema dopo che ha mandato la mail aspetta che tu clicchi sul link, nel frattempo non fa nulla, finché tu non avrai cliccato non potrai andare avanti perché non hai confermato la tua mail, non hai confermato il tuo account, quindi non puoi fare nulla. Aspetta un evento che si presume che prima o poi arriverà. E questo evento comporta la, diciamo, la ricezione di informazioni dall'esterno. È qualcuno da fuori che l'ha attivato. Vabbè. Parte grafica. L'altro costrutto, il terzo, è quello che permette di far uscire l'informazione. Uscire l'informazione lo indichiamo con un rettangolo con la punta però che punta verso l'esterno, verso fuori. Quindi invio di segnali o di messaggi, non ricezione di segnali. Questo è un blocco di passaggio in cui il token non si ferma, non fa elaborazione,
manda verso l'esterno dell'informazione che già avevo. Quindi prendo un po' di informazione che c'è da qualche parte nel modello concettuale e la trasferisce in qualche modo all'esterno, a qualcun altro. No, quindi qui ad esempio ho una parte di processo in cui c'è una persona che scrive la mail, fornisce le informazioni, dopo che ha cliccato sul bottone di invio, nel modello concettuale c'è tutta, c'è la mail già pronta, salvata in qualche tabella. Quindi prendo questo e lo mando. Quindi a differenza del blocco di ricevimento di un segnale, che è un blocco in cui il token si ferma e il sistema informativo non fa nulla, ma il token rimane fermo, qua il sistema informativo fa qualcosa, cioè gestisce l'invio del messaggio, ma il token poi cade giù sotto, cioè non richiede l'interazione di un utente che faccia delle cose. È un'azione che il sistema informativo fa autonomamente, richiederà un minimo tempo chiaramente per elaborarla, ma non è un tempo che coinvolge l'utente, che coinvolge le azioni dell'utente. Quindi dal nostro punto di vista la vediamo come un'operazione praticamente istantanea. Il token cade attraverso, no? Passa, entra ed esce subito. E nel frattempo parte un'informazione che va fuori. Noi sappiamo di aver spedito questa informazione, non sappiamo più che fine farà. Allora, vediamo in pratica alcuni di questi concetti. Ad esempio, vogliamo gestire l'altro processo che era descritto nel nostro tema d'esame, che era quello del pagamento mensile. Allora, cosa dice il testo sul pagamento? Dice che ogni mese, alla fine del mese, il rivenditore prepara, convalida, verifica l'elenco dei biglietti venduti, o meglio, dei biglietti attivati, perché i venduti non lo sappiamo. Invia questo elenco all'azienda, la quale lo controlla, può accettarlo oppure richiedere delle variazioni. Quando è accettato questo elenco, allora il rivenditore provvede al pagamento, notifica l'azienda del pagamento avvenuto. E quando l'azienda riceve l'informazione che il pagamento è stato fatto, lo conferma. Adesso non ricordo le parole esatte, adesso poi andiamo a rileggere perché questa parte va modellata bene. Allora, la prima cosa però parte col tempo. Dice, guarda che questa cosa la puoi fare, dove è andata? Quelli che sono legati al tempo, al mondo esterno, tutti insieme, questi segnali. La prima cosa che devi fare è aspettare la fine mese. Quindi il processo di pagamento si attiva una volta al mese. A volte si vede anche quando c'è un costrutto di questo genere, il token nasce e poi rimane fermo fino a fine mese, a volte non si mette il nodo iniziale, ma si parte già direttamente con la classifica come nodo iniziale. Perché in realtà è lo scattare del fine mese che fa partire il processo, in un certo senso. Ma è equivalente, solo una questione di notazione. E allora cosa abbiamo? Cosa succede a fine mese? Beh, è un processo molto semplice, sequenziale, tipo il rivenditore controlla l'elenco,
controlla e, come era, convalida o certifica l'elenco dei biglietti attivati. Allora, torno solo indietro un secondo. Chi è il token qui? Non è più il biglietto, no? È il pagamento mensile di un rivenditore. E quanti token ho? Uno per ogni rivenditore una volta al mese. Che non c'entra niente con il numero dei biglietti. Quindi se ho 100 rivenditori, in un anno avrò 1200 token. 1200 volte che questo processo viene eseguito. Ogni rivenditore fa. Quindi sono nel contesto di un rivenditore, nel contesto di un mese specifico. Il mese dopo lo rifarò uguale, ma sarà un altro token nuovo del mese dopo. Sono informazioni del token, quindi sono informazioni di contesto del processo che viene eseguito. Quindi il rivenditore è noto, il mese è noto, la data è nota. Dopo che ho certificato l'elenco dei biglietti attivati, allora ho l'azienda che li deve verificare. Quindi l'azienda verifica l'elenco. L'esito di verificare l'elenco può essere tutto ok oppure no. Giusto? E quindi avrò una scelta che se tutto ok vado avanti, se no devo tornare indietro, devo dire all'utente guarda che devi correggere qualcosa. Allora, se non va bene, devo... Formalmente quello che dovrei fare come minimo è questo, tornare a questo blocco, in modo che il rivenditore, se ci sono degli errori, abbia la possibilità di modificarlo, quell'elenco, rivederlo. Io non posso però fare così, perché la regola è che ogni attività ha un ingresso solo e un'uscita sola, non posso avere due ingressi. Quindi per poter fare questo devo mettere un rombo in cui far confluire i due ingressi, no? Ed escano lì sopra. Allora fammelo fare da sinistra, che mi viene meglio. Così. 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 Quindi qua, in questo caso, significa che l'elenco ci sono errori. Nel caso in cui ci siano degli errori, torna su. Se voglio essere un tantino più educato, mettiti dal punto di vista del rivenditore. Lui, diligente, alle 7 del mattino del primo del mese, fa il suo elenco, lo compila, schiaccia invia, convalida. Poi lui è tranquillo, fino al mese prossimo, dal suo punto di vista. In realtà l'azienda si accorge che ha sbagliato di 0,02 centesimi e quindi non gli elabora il pagamento. E quindi l'azienda, il signore dell'azienda vedrà che qualcosa non va bene e schiaccia un bottone tipo no, errore. Quindi il sistema informativo a questo punto si aspetta che il rivenditore vada a modificare questo elenco, a rivederlo eventualmente. Come fa il rivenditore, persona umana, fisica, a saperlo? Lui tutte le mattine alle 7 va a controllare il sistema informativo per vedere se è stato accettato o non accettato? Può darsi, se siamo sadici possiamo fargli fare così. Oppure
ci costa niente mandargli una notifica. A questo punto, visto che richiedo che l'utente rivenditore faccia un'azione che magari non era previsto che facesse, lo avviso, gli mando un avviso. Come? Gli mando un segnale, una mail. Avvisa il rivenditore via mail o via SMS o quello che volete. E poi ovviamente, quindi nel momento in cui colui che lavora nell'azienda riscontra degli errori e dice questo resoconto non è valido, subito fate una mail al rivenditore e il rivenditore a quel punto si può collegare e potrà fare queste cose. Quindi lo rivede, lo ricomanda e tutto si ripete finché prima o poi non viene accettato. Il signore? No, qua non succede nulla. Il segnale? Ah, sì, certo, grazie. L'ho messo apposta quel rombo. E quindi qui abbiamo gestito la prima parte del processo, cioè arrivare ad avere un elenco affidabile. Lui questa mail la riceve, che so, sul cellulare, la riceve non necessariamente sul sistema informativo della macchinetta dei soldi, dei biglietti. Ma questo è un segnale esterno, è un'informazione che viene generata, ma non è più, dal momento stesso in cui viene generata non è più gestita da noi. Ok, poi ci sono, a questo punto siamo nel caso ok, se non ho la destinazione, vado avanti a far cosa? Vado avanti a gestire il pagamento, perché a questo punto l'azienda ha verificato l'elenco, il rivenditore può pagare. Allora, anche in questo caso potremmo avvisarlo, questo povero rivenditore, con un altro messaggio dicendogli ok, tutto ok, rendiconto approvato. Nel caso in cui non ci siano errori, quindi nel caso ok. Adesso noi lo vediamo tutto qua, questo processo, però tu conta che lui lunedì mattina, cioè il primo novembre alle 7 del mattino fa questo lavoro, poi magari l'approvazione quella dell'azienda la fa al 20 del mese successivo, perché non è detto che la faccia istantaneamente, no? Noi ci vediamo questo topic in giro velocemente, ma in realtà magari rimane in attesa per dei giorni. E quindi di nuovo l'omino cosa fa? Come, lui sa che deve pagare, ma come fa a sapere quando la cosa è stata approvata? Allora, o presupponiamo che lui vada sempre a controllare, oppure, diciamo, vabbè, stai tranquillo, quando è approvato, quando poi succede, ti arriva un messaggio. Quindi ti arriverà un messaggio in entrambi i casi, sia che sia approvato, sia che ci siano degli errori. Questa cosa qua dei messaggi non c'era scritta nel testo. Stiamo aggiungendo noi, immaginandoci qual è l'impatto organizzativo, cioè sul comportamento delle persone, del sistema stesso. A questo punto il rivenditore può pagare. Posso mettere, sempre soggetto, rivenditore effettua pagamento.
Posso metterlo come attività? Allora, chiediamoci, quando il rivenditore effettua il pagamento, quale sistema informativo sta usando? Abbiamo due risposte, tutte e due lecite, ma dobbiamo decidere in che contesto siamo. Caso 1, il caso più semplice, si collega al sito della banca e fa il bonifico. Allora, sta usando un sistema informativo diverso da quello dell'azienda dei trasporti. E quindi io azienda dei trasporti, non potrò mai sapere o gestire questa azione. Questa azione che lui fa collegandosi a un sito diverso non è tracciabile da me. Per nulla. E allora non ha senso messa qua. Poi vediamo come metterla. Fatemi fare il caso 2. Il caso 2, quello in cui invece avrebbe senso questo, è se io azienda dei trasporti facessi anche il merchant, no? Avessi sul mio sito la parte di commercio elettronico in cui il rivenditore può pagare direttamente sul mio sito. Allora questo rivenditore effettua il pagamento, significa che si collega al sito dell'agenzia dei trasporti e con la carta di credito paga. Sul mio sito però. Allora io non so che ha pagato, perché l'ha fatto su di me. Allora, ha senso questo solamente se il sistema informativo su cui viene transato il pagamento, su cui viene data la disposizione di pagamento, è lo stesso sistema informativo che sto descrivendo. Se no, questa attività non ha senso. Dimmi. No. Nel senso che se lo dovessimo fare, chiaramente dovremmo aggiungerlo. Il sistema concettuale era fatto nella prima ipotesi, del tipo paga per altri canali. L'unica cosa che c'era era un importo, che è il risultato dei calcoli, e un flag pagato sì o no, che però era una conferma che adesso lo vediamo che viene inserito. Quindi un modello concettuale l'abbiamo fatto nella prima delle due ipotesi che vedete, cioè quello in cui pago per canali diversi, e quindi non aveva bisogno di gestire questo. Quindi, escludendo il caso in cui io abbia anche la parte di e-commerce per cui i miei rivenditori mi pagano di sopra, come posso modellare il fatto che il rivenditore in realtà va a pagare in parte? Allora, il fatto che il rivenditore paghi non lo so. Posso chiedere, se vuoi, al rivenditore, ha senso, di dirmi quando ha pagato. Non so, mi sto chiedendo, il rivenditore va in banca e fa il bonifico, e poi torna sul mio sito e dice che il rivenditore conferma di aver pagato. Allora, a parte il fatto che questa conferma specifica nel modello concettuale non ce l'abbiamo, ma al limite potremmo aggiungerla, ma ci serve? Qual è l'informazione che serve all'azienda dei trasporti per dire oh, questo qua ha pagato? È che gli arrivi dalla banca l'informazione, no? Perché lui dice ho pagato, sei bravo, fammeli vedere. E non è neanche un'operazione in tempo reale, per cui per dire il rivenditore dice ho pagato, allora io vado subito a collegarmi alla banca e vedo subito l'accredito e quindi lo posso convalidare. No, perché la banca ci mette 2 o 3 giorni per elaborare un bonifico. Quindi non mi serve nulla che lui mi dica guarda che l'ho fatto e quindi adesso, quindi cosa? Finché la banca non mi dice niente. Quindi in realtà la prossima azione da fare, qui adesso non c'è più nulla da fare, se non aspettare che arrivi l'informazione della banca che il bonifico è stato fatto. E quindi in questo caso aspetto di ricevere dall'esterno questa informazione. Qua nessuno più fa nulla.
senso che l'impiegato dell'azienda dei trasporti, dopo che ha in questa attività ha detto sì, il rendiconto è corretto, dal punto di vista dell'azienda dei trasporti non fa altro che aspettare che il bonifico sia ricevuto. Il rivenditore cosa fa? Beh, il rivenditore quando riceve questa mail non è proprio vero che non fa nulla, lui deve andare a pagare. Ma non facendolo su questo sistema informativo, per noi è invisibile questa azione. E poi il fatto che il bonifico sia stato ricevuto dalla banca è una cosa che non fa più il rivenditore. Lo farà il sistema informativo della banca che in qualche modo, magari se ha voglia, mi manda una notifica. Allora, a questo punto cosa succede? Succede che l'azienda conferma il pagamento. Quel famoso flag che avevamo qua, pagato. Diventa vero, diventa true, diventa uno quando l'azienda conferma il pagamento. Cioè, chi è che può mettere quel flag a 1? È l'azienda, ovviamente, non il rivenditore. Se no il rivenditore lo metterebbe a 1 un po' troppo presto. Poi direi che è finito. Quindi qua ho questa ricezione di segnale che mi dice non puoi andare avanti fin tanto che dall'altro sistema informativo, cioè quello della banca, non ottieni questa informazione. Non ti arriva questa informazione, non puoi fare niente. Fermati, aspetta. Ok? Il rivenditore non mi risulta che debba più far nulla in questo caso. Tanto lui ha pagato, è tranquillo. Quindi questo è l'altro processo, che coinvolge il tempo e un po' di segnali inviati e ricevuti, scambiati con l'esterno del processo. Controlliamo solo una cosa. Ogni azione deve avere un responsabile. Il rivenditore, l'azienda, ogni azione che coinvolge un'attività umana, un'interazione con gli utenti. I segnali inviati e ricevuti non hanno un soggetto perché è il sistema informativo che li gestisce in automatico. No? Dicevamo, sono cose in cui il token non si ferma, o se si ferma in modo ozioso, non c'è nulla da fare, non coinvolge gli utenti. Quindi non c'è nessuno degli utenti che è coinvolto in quell'azione lì, perché l'utente sarà, il rivenditore sarà coinvolto nella lettura della mail, nella ricezione della mail, ma la ricezione della mail la fa su Gmail o su Libero o su Yahoo, non la fa sul mio sistema informativo e quindi non la vedo. Però tutte le azioni, ce l'abbiamo anche qua, azienda, rivenditore, utente, c'è sempre un responsabile delle variazioni. Quindi controllato se non è un errore che ogni azione abbia sempre un soggetto che identifica qual è l'utente, il gruppo, l'ente, il dipartimento, eccetera, eccetera, potrebbe non essere necessariamente una persona, ma una funzione aziendale che è responsabile. L'ufficio acquisti convalida l'ordine. Quindi non necessariamente la persona, ma una responsabilità affinché quell'azione venga svolta. L'abbiamo detto prima, responsabilità che non è detto che l'utente su cui ricade la responsabilità sia noto al sistema informativo, no? Noi sappiamo che qua noi l'utente è anonimo, non abbiamo nessuna classe che rappresenta i dati dell'utente perché non li conosciamo, ma sappiamo che è lui colui che convalida il biglietto.
che hanno già imparato a tenere ben separate queste cose, gli enti o le persone su cui ho informazioni rispetto agli enti o le persone che svolgono determinate operazioni, che sono responsabili dello svolgere determinate operazioni. Sono due concetti indipendenti. Ecco, questa ridondanza in cui c'è sempre questo soggetto, e tutto sommato a volte può essere anche un po' scomodo da leggere, perché ogni volta dico, vedo un diagramma, ma poi questo lo fa Tizio, questo lo fa Caio, quindi in qualche modo si devono coordinare, in qualche modo si devono mettere d'accordo. È possibile renderla più evidente, scusate, vado le cose in un ordine diverso, vi presento gli argomenti in ordine diverso, è possibile rendere più evidente, anche graficamente, questo concetto di responsabilità, attraverso un artificio grafico che prende il nome di swim lane, cioè le corsie della piscina, no? Nella piscina ciascuno ha la propria corsia da nuotare. Allora, in un activity diagram è possibile spezzare il diagramma in più corsie e ciascuna corsia è relativa a una responsabilità diversa. Quindi avrò una corsia per il rivenditore, una corsia per l'azienda, una corsia per l'utente. E quindi anziché dire l'utente deve convalidare il biglietto, avrò un'azione che dice semplicemente convalida il biglietto e lo metto nella corsia dell'utente. È solamente un modo diverso di rappresentare la stessa informazione. Ad esempio qua fa vedere un processo che coordina il professore, il studente, l'amministrazione di una politica università, dove se andate a vedere define syllabus, quindi definisce il contenuto del corso, non c'è scritto dentro l'attività chi lo fa. In un diagramma di processo normale sarebbe sbagliato, ma è nella corsia del professore. E quindi leggetelo come una scorciatoia per dire ogni volta che c'è un blocco di tipo azione, quindi signal sending, signal receive, li potete mettere dove volete, tanto non coinvolgono nessuna responsabilità, ma i blocchi di tipo azione, metteteci davanti sempre a ciascun blocco il nome della corsia. Il professore insegna, il professore definisce il syllabus, lo studente si iscrive, lo studente impara, l'amministrazione raccoglie le iscrizioni, l'amministrazione crea l'elenco. Quindi se noi avessimo messo professor, professor, student, student, administration, administration dentro i blocchi, avremmo potuto disegnare il diagramma in forma libera. Oppure decidiamo di fare le corsie, allora in qualche modo anche qua c'è una sequenza temporale che tende ad andare dall'alto verso il basso, e qui vediamo che c'è ad esempio un fork che abilita tre processi, tre attività, in capo a tre responsabili diversi. Quindi dopo che il professore ha definito il syllabus, il professore qui insegna, lo studente si iscrive e dopo che si è iscritto studia e l'amministrazione raccoglie le iscrizioni. Tutto in parallelo. In qualche modo, vabbè, da un lato lo possiamo vedere come è una scelta puramente estetica, non c'è né informazione in più né informazione in meno. Diciamo che rende un pochino più esplicita quella che è lì il trasferimento della responsabilità da una persona all'altra, da un ente all'altro. Cioè quando io ho una freccia che varca il confine dello swim lane, vuol dire che in qualche modo dal punto di vista sul piano organizzativo, il sistema informativo non interessa, sul piano informatico non cambia nulla, ma sul piano organizzativo ho in qualche modo un trasferimento di competenze. Cioè finora questa pratica l'ha seguita il mio ufficio attraverso una serie di passi e finché sono dentro la mia swim lane sono io o il mio ufficio che lo deve portare avanti. Quando passa swim lane da una all'altra significa che
qualche modo devo coordinarmi con qualcun altro che porterà avanti la parte del lavoro. Ma è rilevante dal punto di vista organizzativo, non da quello informatico. Quello informatico è sempre un processo come un altro, che ovviamente sarà attivato a chi ha fatto il login con quella, con l'appartenenza a quell'ufficio o a quel servizio. Quindi, vabbè, qui va avanti. Ovviamente il processo è uno solo, sempre. E qui avrà un nodo di partenza e un nodo di arrivo. È solo una scorciatoia per non dover, soprattutto quando ho tanti blocchi, per non dover ripetere molte volte responsabilità. E rende anche un pochino più visibili. È una scelta puramente grafica. Come fare a creare swim lane sul nostro asta? Creiamo un altro diagramma, chiamiamolo pagamento bis. Le swim lane si creano, allora dove è andato? Qui vengono chiamate partizioni. Posso creare verticale o orizzontale a seconda di come voglio disegnare il mio diagramma. In questo caso avrò, no, qua ne avevo solo due, vero? Avevo il rivenditore e l'azienda. Quindi questo qua la posso cancellare. È rilevante solo dove colloco i nodi di tipo azione, che sono gli unici che hanno una responsabilità associata. Il nodo start, il nodo terminale, il nodo clessidra, il signal sending, il signal receiving, il fork, il... tutti gli altri nodi li posso mettere dove voglio, dove viene meglio dal disegno, diciamo, no? Per mantenere il disegno più ordinato. Ma di per sé, essendo cose che vengono gestite automaticamente, non richiedono responsabilità alcuna. Quindi se io volessi ricostruire il diagramma di prima, avrei il rivenditore, controllo l'elenco di certificati, chissà se funziona a copia e incolla, sì, funziona. Tolgo il rivenditore e metto solamente che cosa fa. Poi avevo il mio rombo. Dopodiché ho l'azienda che verifica l'elenco. Ogni tanto mi incasino col mouse. Allora, abbiamo detto il rivenditore aspetta fine mese, poi c'è questa rombo, verifica, verifica elenco. Poi l'elenco può essere ok oppure non ok. Quindi avevamo l'altro rombo sotto. E se era ok, mandavo il segnale e tornava su. Quindi abbiamo un signal sending. Altrimenti avevamo invece l'altro signal sending di, come si chiamava, rendiconto approvato, e poi l'attesa del pagamento ricevuto, bonifico ricevuto. E il tutto si concludeva con la conferma del pagamento.
questo è in caso di errore, questo è in caso di ok, qui non devo ancora scrivere fine mese, è una cosa del genere. Adesso ridurre un attimo la dimensione per farcelo stare nella finestra. Quindi è equivalente alla stessa cosa, descrive lo stesso processo, graficamente fate come preferite, quindi anche all'esame è indifferente. Tendenzialmente se uso il swim lane alla fine uso più spazio, c'è più spazio vuoto alla fine, l'altro processo è più compatto, però questo modo riesco a vedere magari più blocchi di attività, se, soprattutto in una fase successiva, man mano che vado avanti con la progettazione del sistema, mi posso effettivamente concentrare meglio su chi fa che cosa, quindi ho anche una visione di questo genere che anche di qui c'è, perché l'informazione è la stessa ma è meno evidente, salta meno all'occhio. C'è una domanda? È indifferente. Tanto il soggetto che invia la mail è il sistema informativo. Quindi lo puoi mettere di qua, lo puoi mettere di là, non cambia nulla. Perché anche qua vedi che non avevamo un chi invia la mail. Cioè, a quel punto il sistema invia la mail. Il sistema è ovunque. Quindi. Anche per assurdo, questo blocco qui l'avrei potuto mettere di qua. Non aveva molto senso questa freccia che girava, ma non cambiava nulla dal punto di vista dell'informazione. Quindi fork, join, i rombi, i segnali inviati, ricevuti, le clessidre, le mettete dove vi fa più comodo dal punto di vista grafico. Invece l'unica cosa che ha senso sono le azioni vere e proprie a cui attribuisco una responsabilità. Va bene? Allora vi saluto e speriamo di non prenderci troppo acqua questa sera.